Ho versato nel boccale tutta l'acqua. 2 minuti. Gradi, velocità 2. Pesiamo le farine, integrale ai 7 cereali e la manitoba. Poi mettiamo il malto, una bustina di pizza bella alta e soffice che serve comunque per impasti alti, appunto, e soffici. Io metto mezza bustina, anche se ne vuole una intera su mezzo chilo di farina. Azionate il bimby 3 minuti. Spiga. Dal foro aggiungete il tetti distrutto o altrimenti utilizzate l'olio e calcare, non è un pelo, e il sale. Ecco la pasta come si presenterà. Formate una palla e la lasciamo lievitare con il proprio coperchio nel forno con luce accesa fino al proprio raddoppio. Riprendete la pasta, fate così, la sgonfiate. E poi arrotolate. Rivestite con la carta forno uno stampo. Quindi fate così. Sistemiamo il nostro ammalletto. Coprite con la pellicola e lasciatelo lievitare nel forno con luce accesa fino al raddoppio.